Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua con le mie amiche. La Prampo, la conoscete già, già grande protagonista ospite del canale fisso. Esatto, ospite fisso. Poi abbiamo il Gialluccio Auro Asia. E oggi cosa andremo a fare? Andremo a provare dan 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 snack americani, visto il grande successo dell'ultimo video che abbiamo fatto sempre con le mie amiche degli snack asiatici, ho detto perché non fare anche di qualche altro snack. E quindi oggi andremo a provare lo snack americano del grande zio americano, il grande zio Sam, che dice I want you e io vi voglio nel mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like al video. Finita anche oggi la pubblicità, io direi che possiamo partire con questi snack americani. Ho tenuto tutto dentro alla box, la box americana, perché ho deciso, visto che le mie amiche non sanno che cosa ci sarà all'interno di questa box di snack, ho detto le facciamo scegliere, facciamo un po' un pesca un po' qua, pesca un po' là. Alla cieca. Ah, alla cieca. Esatto, alla cieca. Alla cieca. Prego. Io. Senza la lotteria. Esatto. Cosa abbiamo per primo? Dei grandi Cheetos al cheddar jalapeño crunchy. Che bontà, partiamo col botto. Io mi aspetto grandi cose da questo video, ve lo dico. Ma tutti gli arancioni, i Cheetos. Sì, vero. I Cheetos. Io Prampo spero che non siano piccanti per la tua poca resistenza. Siamo pronti all'assaggio. Questo è lo snack, ovviamente, come sempre lo facciamo vedere da bravi youtuber. E Sono di quegli snack cinesi. Fanno di peperone. Allora. Ah, sono piccanti però. No, non sono piccanti. Sono piccantissimi. Sono piccantissimi. Non beh, troppo. Ma per niente. Io ho la gola un po'. Per niente. No, un po'. Ma non sono piccanti. Se non vi piace il piccante, sono piccanti. Esatto. Non mi piacciono, infatti. Sanno di peperone. Non sono male, però non ne mangerei una busta intera sicuramente. Mi aspettavo di meglio. Io gli darò un 7. 3. 5. Io 9. Senti il fatto. Io 7,5. Già lo so. Cosa sono? Twinkies famosi, però non sono della marca Twinkies, non lo sono so. Fake. Al lampone. Ripieni di panna montata e raspberry. Intriganti. Intriganti. Sì, io da questa montata 3 mesi fa. Vabbè, dai. Dividiamo i pani e i pesci, avviciniamo con il filling un po' così. Un po' scarso. Non buono. Sa di lampone, però è buono. Sa di plum cake. Io odio plum cake. Plum cake cocco e panna. Allora, anche questo mi aspettavo meglio. Un po' in paluga. Sa proprio di finto. Tutto, sì. Sa tutto di molto finto. Però vi dico la verità, come colazione non è tragico. No, non sì. È tragico. Però il cocco, tanta roba. Il cocco ci stava. Il cocco era forse l'unica cosa non finta dello snack. Io penso che gli darò un 7 anche qua. Concordo. Io sì, non mi spingo oltre. 6,5. 1,5. Non voglio vedere, non voglio vedere. E sono curioso. Ecco qua, caramel brownie cowtails. Questo non ho idea di cosa sia, l'ho preso proprio perché non avevo idea di cosa fosse. Buona. Questa è la caramella liquirizia ripiena. 3 e 2 e 1, via. 5. Ha proprio la consistenza di quelle caramelle là. Ma non c'è liquirizia, vero? Ma no. Ma buono. Anche questo di finto. Ma mi piace un sacco. Sa di caramella al cioccolato, mi fa schifo. Mi turba un po' la consistenza. Ma anche il gusto. No, il gusto è buono. Ma c'è sto un po' di retrogusto di caffè. Stopposo, no. Stopposo. No, allora, a me è piaciuto questo. Dentro no. È vero, il caramello non esiste. Vedi la coda? Che voto diamo? Che voto diamo? 6,5. 5. 8,5. Io dico 7,5. Perché mi è piaciuto di più delle altre due cose. Sì, però non è proprio una cosa pazzesca, ecco. Che toccia? Ho visto una cosa che voglio adesso. Vai. Questi sciroppati. No, pensavo fosse tonno. No, volevo mangiare lo snack, lo tonno americano. La casa in vacanza mangia panini col tonno. E la maionese? No, no, è da ricco la maionese. Pane con pane. Comunque, cosa c'è di più americano, ho pensato? Degli spaghetti americani alla bolognese, no? Quindi cosa ho detto? Proviamo una buona ghiottanza. Ma non sono alla che bolognese. È gli spaghetti della Heinz in scatola. Che fa la maionese. Sì.
freshly made pasta, quindi insomma è anche pasta fresca, balla come fuma. Comunque abbiamo scoperto che erano da scaldare questi belli spaghettoni. Gli spaghetti non hanno niente, però già che sono molli. Ma voi già che sono fatti in casa. Ma la chissà quanto sono a mollo in quella salsa. Non aspettatevi una consistenza, rega. Sa veramente il tonno. No, no, sapete no, di cosa odore? Proprio di passata di pomodoro acida. Fa veramente finire. No, no, veramente schifissimo. Sono sciolti. È acido, insipido, fa schifo. Una brodaglia. Dai, anche solo uno. Poi con questo coso di pomodoro proprio. Dai, allora devi fare. Sembra la salsa agrodolce perché è un po' densa. È vero, esatto, ma è acido. No, ma non il sapore, la consistenza. È il pomodoro acido. È un complimento, io fragola. È andata peggio di come pensavo. Voto per me 1 0 0 1 1 0 NC. Vai Auro. Sta bene, per favore. Dan dan dan, delle belle chicchine. Sour bombs. Sour booms. Scusate. Ha vari gusti: limone, arancia, mela verde, fragola e mirtillo. Io voglio mela verde. Vado a beccare. No, io sto girando un video con Lila. Ho beccato la mia queste sono le caramelline, tutte frizzanti, e adesso le assaggiamo. Madonna. Ho i denti ruvidi. Proprio too much. Buone. Che bontà. Buone. Io le ho tutte attaccate ai denti. Proprio. Qua. Sono insieme alla coda di cioccolato adesso. Io darò un bel 8 e mezzo. Anch'io do 8 perché comunque le cito salà la pegno e qui imbattibili intanto. 8 anche per me. 7 e mezzo. 8 anch'io. Dobbiamo passare a una bevanda, ok? Così ci rifacciamo un po' la bocca. Abbiamo Calypso Lemonade, Paradise Punch e una bella burro birra. Cosa vogliamo? Il punch. La di piscina, la di cloro. No, sa di mandorla, sa di pasta di mandorla. È vero. Sa di amaretto. Sa di amaretto. No, vi prego, amaretto non ce la fa. Amaretto. Beh, cheers. Sa di... succo da granita. Di poco, sta di poco. Che buona, ragazza, di sciroppo. Sì. Io non ne vado. No, però non riuscirei a berne di più. Più di mezzo dito. Però lo devo a bere. A me piace tantissimo. Quindi che dire? Voti? 3. 9 e mezzo. Qua abbiamo il pubblico difficile sugli spalti. Ficionaia. 4. 4. 4. Io do 5. Io do 8. Preso. Ah, beh, ma questa la conosco già. Hershey's Strawberries and Cream. Dai, questa è buona. L'ho presa perché era rosa. No, la cioccolata è così. Assaggiamo. Buonissima. Sa di dindora alla fragola. Si sente un botto di cioccolato bianco. No, è che è proprio il sapore chimico di fragola di Aubentin. Finto, fintissimo. È buonissimo. No. Non c'è ancora stato niente che mi ha fatto proprio volare via. Però mi è piaciuta molto. Qua gli do un 7 e mezzo. 2, rimango sul mio 2. 8. Passiamo al prossimo, quindi speriamo di trovare di qualcosa di pazzissimo e super buono. Bellissimo questo papà. Caramelle con una penna che si deve squizzare sopra la caramella. Adoro, e dà il sour. Questa mi ha proprio conquistato. È interattivo, è un tipo interattivo. Ora dobbiamo aprire la penna. Oh, ma come si apre bene? Qui si mette il gel. E adesso cheers. Ho un po' paura. Anche questa bella sour, sì. Però non è abbastanza sour. Io voglio qualcosa proprio che io gli darò un 8 e mezzo. 7. Anch'io 7. Non mi sbilancio. La piccionaia ha premiato stavolta. Ma è stata l'interattività della penna. Dici. Sicuramente le ha conquistate. Passiamo a un salato, ragazze. Questi, nananà, che sono pretzel ripieni di cheddar cheese. Buono. Oddio. Dovrebbero essere molto buoni. Lo snack da cane è questo. Mmm.
Finalmente. Questo mi piace un sacco. Però c'è un però. Non c'è il cheddar. Esatto. Non sento bene il cheddar. Ma forse meglio, eh. Alla perché dopo troppo cheddar sa di piede. Cosa gli diamo? Cosa gli diamo? 9. 9 più. Anche 9. Anch'io 9. 7. Sarebbe tipo il Kinder Joy al Kinder Cereali. Buona. Come si presenta all'interno. Vai. Questo non ci deluderà. No. Cheers. Cheers. Ovviamente. Tutto ciò che è Kinder non può bastante. Non piacere. Molto buono. Buonissimo. E quindi che voto diamo? 9. 9 e tre quarti. 8. 9 anche questo. Io do 2,5 perché i cosi pretzel mi sono piaciuti di più. Prossimo sarà la burro birra. Così ci facciamo un attimo la bocca prima degli ultimi snack. Burro puro. Cheers. 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 Ma sapete? Sa di zucchero a velo. Ma perché la chiama birra? Non saprei descrivere di cosa sa, ma è buono. Sa di zucchero. Esatto. Di zucchero a velo. E burro. Non buona come il calipso di prima, però buona, buona. Cosa gli darò? 7,5. Anch'io. Io 7,5. Sì. 6/7. Tra il 6 e il 7. 6 regalato. Dai. Sì, con c'è una occhi. Grande parentesi, esatto. Gli occhi della Trolli. All'interno, tra l'altro, dovrebbero essere tipo sour, quindi sono molto contenta. Verde, giallo e blu. Oh, cos'è il gelatina? Sono un po' spaventata. No, questo è buono. Sa di fondo. Che buono. Buono. Molto dolce, cioè mi ha bruciato la gola. Sì, molto dolce. Ma il mio preferito in assoluto. Io gli darò 9. 10, 9. Anche io gli do 9. 7,5. 8. 8. L'ultima cosa è una pazzia. Infatti, caso è rimasto per ultimo. Uno spray sour. No. 8 sour. Da spruzzarsi in bocca. Vabbè, io sono una grande amante del sour. Ma che gusto. Raspberry. Buonissimo. Top. Sembra qui quasi per l'alito. Esatto, io vado, Vai. Meno? Buonissimo. Dopo la morte. Questo sì che è sour. Forse era proprio quello che volevo. Allora, io il sapore raspberry. No, si sente è solo sour. Ho tutta proprio la bocca che tipo sì, sa italiano sour. Aspro. Ma poi che cos'è? Cioè, cosa vi sta a significare? Niente, ho i denti ruvidi di nuovo. Si chiama Super Sour Spray Candy. Compratelo. È una caramella spray. E di caramella molto poco. Io gli darò un bel 9,5. No dai, non 9,5, non è la cosa che mi è piaciuta di più. 8,5 dai. Al primo posto rimangono i pretzel col cheddar. Vero. 5. Io gli do un 7. 7 perché è divertente. Io 6 esatto. Perché è inutile. Non serve a niente. No, ma è simpatico perché senti tutto il... Sì, non, ma cioè hai un non sapore sazia. Senza masticarlo. Esatto, no, non. Ebbene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video di proviamo snack dei paesi. Cosa ne pensate? Siete soddisfatte? Soddisfatta. Sì. Volevo più formaggione, più robe salate. Troppo zucchero, troppa sì. Chimica, sì. Troppa America. Questo è vero. Troppa sì. America. Troppo fintume. Troppo sì, finto, esatto. Tutto fintissimo. No, questo però sì. Devo dire che... Cioè forse adesso rivaluto i cheetos iniziali. Quello che ho mangiato. Almeno patatine. Esatto, almeno quelle erano patatine. Gli spaghetti hanno tirato giù la media di Dio. Veramente. Cioè. È vero. Però i pretzel. Tanta roba. Le caramelle occhio. Le caramelle occhio anche. Ma non le vendono gli occhi in Italia? No. Io le ho cercati, però non le trovo. Appello ai bar dei cinesi. Comprate gli occhi e verremo a comprarli da voi. E avremo occhi solo per voi. Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo un po' meglio da un po' tutto, devo dire la verità. Sono rimasta con quell'amaro in bocca, tipo che mi manca proprio la cosa. Io con del dolce in spaziale, bocca. Sì, con del dolce. Questo è l'amaro in bocca. E anche con del sour in bocca. E quindi ragazzi, che dire, siamo giunti alla fine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, come sempre. E niente, io vi aspetto nel prossimo video, vi mando... un bacio e ciao! Ciao! Nukis!